Quello che in questo momento è nel piatto di Mauro, che oggi ci ha lanciato questa proposta, persico sì, persico no, persico del lago, persico, questo è persico del Nilo, giusto Mauro? Esatto. La Beh, consistenza. la consistenza è completamente differente. Guardate il colore. Qui è bianco bianco, proprio bianco. Se lo mette, se lo si assaggia e lo si prova, sa di un merluzzo, tanto per dare un'idea. Proprio di un pesce bianco. Non ha il sapore materiale del nostro persico. Chef Norberto, la cottura è identica, Identica, cioè precisa, non cambia nulla, no, giusto? niente. Dal punto di vista, cioè impanatura. Panatura nel burro, cotto nel burro con la salvia, cottura uguale, li Quindi la riconosciamo cottura è dopo, assolutamente sì. identica, perfetto. Quindi abbiamo visto, questo è il persico del Nilo e questo è il persico made in Como. E questo è ovviamente anche una idea, diciamo così, quella che Mauro ci lancia per salvalguardare i prodotti del territorio. È vero, come ci ha Del territorio. detto Marco, che il pescato non è tantissimo, giusto Marco? No, Non, sicuramente non... non è sufficiente per soddisfare la Soddisfare. richiesta del turismo, però essere chiari sulla difficoltà di reperibilità della merce e il costo. Quindi Giulia, quando poi si va a proporre e si mette sul menù il riso al persico, chiaramente il costo è differente, Sì, certo. ma c'è una motivazione che abbiamo cercato di far capire, giusto? Certo, C'è sì. Sì, qualcuno che ti ha detto, ma io l'ho mangiato. E cosa me ne rispondi? hanno dato tanto e l'ho pagato di meno. E cosa Ma era rispondi? persico? Chiudiamo con questa domanda di Giulia.